Cari amici di livefvg.com, quest'anno Mittelmoda si sposterà da Gorizia a Grado. Presidente Marzotto, un trasferimento, possiamo dirlo, qui a Grado rispetto a Gorizia, uno spostamento più che un trasferimento qui a Grado, come mai? Beh, è un trasferimento temporaneo, diciamo che la mamma di Mittelmoda è sempre Gorizia, questo è l'evento dei 20 anni, bene o male Grado è diciamo, nella provincia, quindi, e quindi non mi sento di tradire nessuno, anzi è stata una bella operazione di orchestrata, così diciamo di sistema, con due sindaci che hanno capito e hanno collaborato bene, con una JIT direi super presente, che ci ha permesso tutto ciò, e con qualche idea di sistema che riguarda anche appunto delle attività che avverranno su Gorizia, appunto con l'esposizione degli abiti dei vincitori delle scorse edizioni, tra l'altro fino a settembre, quindi insomma un museo di Santa Chiara, quindi una bella iniziativa, e poi la presenza a Milano. Quindi abbiamo cercato di tenere in grande considerazione tutti gli attori che sostengono questa iniziativa. La Camera di Commercio di Gorizia ci è stata vicina almeno tanto quanto i due comuni, oppure la JIT, appunto, oppure anche la Regione. Naturalmente sono tempi complicati, ma insomma c'è molto, molto entusiasmo. La nostra è un'associazione che non ha scopo di lucro, è un'associazione pubblica, quindi abbiamo 21 finalisti, 25 finalisti di 21 nazionalità diverse, quindi si conferma l'iniziativa di questo tipo per coloro i quali speriamo diventino gli stilisti del futuro, più internazionale del mondo, e quindi credo che questo già per il nostro territorio sia positivo. Diciamo che l'Italia in ambito di moda è un po' all'avanguardia nel mondo, ci prendiamo il vanto di poter dire questo. È vero che tutti quelli che sono stati i vincitori del Mittelmoda negli anni passati hanno avuto sbocchi lavorativi in Italia e all'estero? È vero che la maggior parte la maggior parte dei quali hanno lavorato e lavorano nella moda in modo stabile, non sono sicuro se tutti, diciamo, dal 2002 in poi, dal 92 in poi, però sono convinto di sì, per quello che mi ricordo. Devo dirvi anche che un contest di questo tipo ha anche la funzione di, come dire, di motivare, ha un po' una funzione didattica, ecco, cioè mettersi alla prova per vincere nella propria scuola e poi mettersi alla prova per diventare finalisti e poi magari concorrere per i primissimi posti, credo che sia anche come, diciamo, un cammino, una fase della vita di un giovane che può essere divertente, la si può ricordare, può essere anche qualche volta, perché no, un'indicazione. Magari di una carriera che non doveva venire, quindi un'indicazione contraria. Però insomma io credo che Mittelmoda, proprio parlando così da vicino con le scuole, credo che abbia un ruolo che va al di là del singolo premio, diciamo. Edoardo Maricchio, sindaco di Grado, quali saranno gli eventi estivi qui a Grado, oltre chiaramente al Mittelmoda di cui abbiamo già avuto un'eloquente esposizione? Quanti minuti ho? Perché per risponderle a questa domanda dovrei stare qua un paio d'ore. Diciamo alcuni eventi, alcuni. Beh, cominciamo da quelli di giugno, a parte Mittelmoda che è una grande manifestazione, abbiamo aperto il Museo del Mare con due artisti in mostra che sta avendo un successo enorme. Questa settimana parte la settimana napoleonica, quindi avremo giovedì, venerdì, sabato e domenica una barca che sparerà salve con i cannoni, arriverà dal porto alla spiaggia nuova, la JIT, e ci sarà lo sbarco dei francesi, ingaggeranno una battaglia con gli inglesi, riconquisteranno il comune, in pratica è la riedizione storica dell'unica battaglia navale napoleonica dell'Alto Adriatico. Quest'anno ci sono i 120 anni, la rifacciamo in costume, quindi sarà una grande manifestazione. La settimana dopo, che è l'ultima di giugno, andare al 1° di luglio e dopo mi fermo, avremo la settimana grande, così chiamata, che sarà la rievocazione storica con
dei chioschi medievali eccetera, della conquista dell'isola di Barbana. Viene fatto tutto in costume, quindi ci sarà grande festa per tutto il paese. Quest'anno avremo delle grandi e nuove manifestazioni e a fine anno tireremo le somme. Poi le invito a rifarmi l'intervista in luglio, così l'aggiorno per luglio. Grazie. In compagnia del sindaco di Gorizia, come vede questo spostamento della sfilata del Mittelmoda da Gorizia a Grado? Ma io vedo importante, cioè la manifestazione che è nata a Gorizia, si è sviluppata a Gorizia e che oggi ha una audience internazionale, è giusto che vada in quest'anno perlomeno a cercarsi una sede prestigiosa come può essere quella di Grado. Poi in futuro vedremo la location migliore quale potrà essere. L'importante è che la manifestazione vada bene, che la manifestazione si affermi sempre di più e la presenza di Marzotto alla presidenza è una garanzia per tutti. Consigliere regionale Federico Razzini, come vede una promozione volta verso l'Austria e la Slovenia per un coinvolgimento turistico verso la nostra regione? Diciamo che il cliente austriaco e da un po' di anni anche il cliente sloveno fanno già parte, ecco, diciamo così, dell'insieme di nazioni che frequentano le nostre spiagge, ma non solo le nostre spiagge, anche le nostre città, e partecipano appunto in maniera costante anche agli eventi che in Friuli Venezia Giulia si realizzano. Certamente c'è ancora da lavorare parecchio su questo fronte, perché la nostra regione è una regione molto bella, anche molto variegata, che offre molto dal mare alla montagna, all'arte, anche alla collina, se pensiamo ai vini, alla parte enogastronomica. Però forse se in qualcosa ha peccato in questi anni è stato proprio sotto il profilo della promozione non adeguata. In questi anni, in questi ultimi periodi, si sta però facendo uno scatto in avanti per mettere in rete le varie iniziative che ci sono in regione e per promuoverle soprattutto all'estero, però ancora molto bisognerà fare, con particolare attenzione proprio ai mercati limitrofi, quindi della Mitteleuropa in generale, quindi con particolare riferimento ad Austria, Carinzia in particolare, Slovenia, oltre che alla Croazia che tra poco entrerà in Europa.